Eccoci qui, pronti a leggere come sempre insieme i quotidiani. Matteo Salvini, neo ministro dell'Interno, ospite di RTL 102.5 questa mattina alle 7.45, poco più di 30 minuti, praticamente apre quasi tutti i quotidiani. Leggo il Corriere della Sera, migranti, le accuse di Salvini, ne ha avute un po' per tutti, è stato raggiunto anche da parole velenosissime di Soros, ipernoto, iperfinanziere, che insomma in sostanza lo ha accusato di essere al soldo di Mosca. Risposta a stretto giro di Salvini: mai preso un rublo. Allora Davide, perché hai scelto tra le tante letture possibili della domenica di Matteo Salvini proprio questa? Perché è significativa vedere intanto di come in fretta si dimentichi la storia e anche qualche volta le battute, no? Salvini ha detto mai preso un rublo, neanche il Partito Comunista ha mai preso un rublo dall'Unione Sovietica, per il semplice motivo che venivano pagati in dollari, come nelle sue memorie ricorda bene Armando Cossutta, che riceveva le valigie di dollari e le cambiava in Vaticano, il mondo bello perché vario. Non è una novità, quindi c'è un'influenza russa, all'epoca diciamo Unione Sovietica, sulle cose occidentali, ma non è una novità neanche nei giorni nostri, perché il rapporto importante che aveva Silvio Berlusconi, con Silvio Berlusconi con Putin è un fatto. La stessa cosa si può dire di Romano Prodi, sia nei confronti della Russia che della Cina. Ora, io personalmente non credo a questa storia del pagato, questo lo trovo che sia una volgarità, ma queste sono cose evidenti. Salvini ha ripetuto qualche decina di volte che ammira Putin e lo considera un grande statista, ed è un'opinione assolutamente legittima. Forse varrebbe la pena di concentrarsi su altre cose che siano meno evidenti all'opinione pubblica, per esempio entro il 2020 tutte le banche europee devono versare i soldi in un fondo interbancario che serve a garantire i soldi dei depositanti, una parte importante della Germania, non tanto il governo Merkel, una parte importante della Germania, per esempio la destra bavarese, sono contrari a questa cosa, dicono noi non vogliamo condividere i rischi degli altri. Se in Italia si dice noi non pagheremo i debiti, noi faremo più debito, si fa una grande cortesia alla parte di Germania che non vuole andare avanti nel versare quei soldi e nell'integrazione europea. Queste sono le connessioni politiche forse più interessanti. L'idea tu prendi i soldi da, la trovo solo una volgarità. Davide, i toni sono quelli da campagna elettorale, vuoi perché il 10 di giugno ci sono le amministrative, vuoi perché forse ancora alcuni dei ministri che sono stati nominati magari insomma non sono entrati nella loro parte più istituzionale. Lo dico perché molti ascoltatori fanno questo riferimento, dicono i toni sono ancora da campagna, insomma viene meno il buon senso. Vogliamo da questo punto di vista chiarire come stanno le cose? La campagna elettorale continua. Poi a un certo punto bisogna anche rendersi conto che le amministrative, lo dico per i leader politici, non certo per l'opinione pubblica, che le amministrative non valgono le politiche, cioè le amministrative bisogna farle nel comune, nella regione, nella provincia di cui si sta parlando, bisogna piantarla con questo tono eterno. Però c'è anche un problema di opinione pubblica, cioè un'abitudine consolidata alla tifoseria. Questa roba qui fa male, ragazzi, nel senso che poi chiunque governi bisogna partire dai fatti, dalle cose. Io credo che i toni in parte siano già cambiati anche di coloro i quali sono stati chiamati al governo, spero che cambino ancora di più, però alimentare sempre e aizzare le tifoserie da una parte e dall'altra non è un buon modo per assicurare un presente stabile all'Italia. Andiamo Davide adesso sul Sole 24 Ore, dove ci hai segnalato il tema spending review, secondo noi piuttosto interessante, perché dal 2014 a oggi ci sono stati tagli per 32 miliardi, in realtà poi sono stati riutilizzati, siamo quasi a zero. Ci racconti meglio? Sì, è una cosa interessante, a parte la seconda pagina che ha le fotografie dei vari commissari alla spending review, cioè al taglio, alla revisione della spesa, sembrano sponsor, nel senso che sono tutti andati via, ma in realtà il lavoro poi non si è riuscito a farli. Ma la cosa importante qual è? Che noi da anni, chi governa per la verità, noi no, ha continuato a dire stiamo tagliando la spesa pubblica. E l'impressione quindi giustamente dell'opinione pubblica è che noi si abbia alle spalle una stagione nella quale la spesa pubblica è stata tagliata, ma manco per idea, è cresciuta, nel senso che sì, si fanno dei tagli da una parte e poi se ne spendono di più da quell'altra. Se io taglio 5 in spesa per il ristorante e poi spendo 6
per il ciclo del tennis, alla fine dell'anno ho speso più uno, cioè la spesa è cresciuta, non ho risparmiato, ho semplicemente spostato i soldi da una parte all'altra. Cosa più importante è che il taglio più importante, più significativo, rilevante, che ha cambiato i conti italiani, non mica si è fatto in Italia, si è fatto a Francoforte, si è fatto grazie alla Banca Centrale Europea ed è il risparmio sul costo del debito pubblico. Diciamo che entro qualche tempo questo risparmio verrà meno, perché verrà meno quella politica, e saranno problemi seri, ma insomma l'idea che noi si abbia alle spalle l'austerità e davanti a noi un periodo di spesa è un totale inganno. Con Davide Giacalone adesso parliamo anche di un'altra questione che ci riguarda tutti, l'avete sentita citare non so quante volte, l'IVA, bisogna evitare l'ulteriore aumento, le clausole di salvaguardia, le regole europee. Prima della risposta di Davide, a proposito di Europa, prima del Corriere della Sera di oggi, un interessante sondaggio da cui prende le mosse il pezzo poi di Dario Di Vico: delusi in crescita in Italia rispetto all'Unione Europea, ma gli italiani vogliono restare con l'Unione e l'euro. Solo uno su quattro, grosso modo il 25%, sarebbe favorevole ad una forma di uscita, nonostante, voglio dire, un periodo storico, una campagna politica fortemente antieuropea, con toni ampiamente, certo, non a favore delle istituzioni comunitarie. È significativo questo dato, Davide? Non c'è dubbio, perché quel cattivo umore in Italia, ma mica solo in Italia, mica solo in Italia, vale per la Francia, vale per la Germania. Quel cattivo umore è in gran parte frutto della viltà delle classi dirigenti, dei governi nazionali, che anziché rispondere di quello che hanno fatto e molte volte di quello che non hanno fatto, preferiscono dire all'Europa, in Repubblica, ce l'ha chiesto l'Europa, ce lo impone l'Europa, ce lo proibisce l'Europa, sono dei mentitori. Si sappia una sola cosa: il bilancio del tutta intera Unione Europea copre 1% del prodotto interno lordo europeo. Quello italiano è il 50% di quello del prodotto interno italiano. Ma di che stiamo parlando? Non c'è dubbio. Allora, Davide, sulla prima pagina di Libero di oggi, Feltri fa una scelta curiosa, come nel suo stile. Titola così: quelli che odiano la Lega. Si legge nell'occhiello: partita l'operazione di demolizione del ministro dell'interno, Panza lo prende in giro perché suda e non ride mai, Saviano invita alla disobbedienza e i giornalisti dalla penna rossa evocano la rivoluzione. Allora, in tutta onestà, adesso al di là di come si è votati alle scorse elezioni politiche, al di là del giudizio personale su Matteo Salvini, ma che sia destinatario di una campagna, diciamo, di odio da parte dei cosiddetti intellettuali della sinistra italiana, questo mi pare evidente. Io ho visto ieri sera Saviano ospite da Fabio Fazio e francamente uno può essere anche d'accordo sul contenuto delle cose che dice, ma la polemica personale con un ministro che si è appena insediato suona sinistra, o no? Allora, uno, non è vero che Salvini non ride mai, io l'ho visto ridere. Punto numero due, non definirei campagna di odio di dissenti, anche dissenti antipatici o dissenti sciocchi. Punto numero tre, oh, ma l'hanno letto Libero in questi giorni, gli attacchi alla Lega venivano in gran parte da lì. Semmai dovremmo anche da lì, insomma, non c'è solamente la sinistra, non ci sono solo le penne rosse. Ieri è stato diffuso un messaggio di Berlusconi che dice chiaramente: non ci stiamo, questa è una cosa negativa. Non credo che Berlusconi sia da poter ammettere alle penne rosse. Detto questo, parliamoci chiaro: l'impressione è che tutto questo conti pressoché zero, perché mentre questo avviene, i voti della Lega o i voti potenziali, i sondaggi, grandemente crescono. E da questo punto di vista l'unica cosa da dire è: oggi il governo siete voi, oggi il potere è vostro, tocca a voi far vedere cosa siete capaci. Torniamo tra pochissimo con Davide Giacalone, anzi proseguiamo subito, perché c'è un'altra notizia che c'è in realtà un po' su tutti i quotidiani, è una notizia, io onestamente faccio fatica a commentarla, quindi ti lascio la parola. Leggo semplicemente: quel ragazzo che invoca il diritto al selfie osceno, foto con una donna finita sotto il treno, poi il no alla richiesta di cancellarla. Ti lascio la parola. Sì, a Piacenza è successo, c'è questo ragazzo con i pantaloni corti che si fa il selfie davanti al cadavere. Naturalmente tutti scrivono del cadavere, della idea abbastanza oscena di doversi ritrarre in quel modo. Sapete cosa c'è? Io ho l'impressione che dovremmo cominciare anche a parlare del selfie in sé, cioè dell'idea che ciascuno voglia ritrarre se stesso. Si scattano tante di quelle foto a se stessi con i selfie che il mondo non avrà mai il tempo per guardarle. E questo bisogno
Non lo dire a me, Davide, guarda, è una battaglia personale questa. Certamente, ma questo bisogno quasi fisico di dimostrare a se stessi di esistere, ritraendosi da soli, cioè senza neanche la cosa di un tempo che diceva prendeva il passante che mi fa una fotografia, no, tutto da soli, con quelle bacchette che sono il monumento all'alienazione, alla solitudine umana, che vengono vendute dal Brasile alla Cina, dal Polo Nord al Polo Sud. Forse varrebbe la pena di riflettere su questo. Poi riuscire a farlo anche col cadavere, diciamo che alla follia non c'è mai limite. Sì, non è morta la donna, non è morta, ha perso una gamba, però, ma comunque non cambia niente, ovviamente, cioè siamo felicissimi per lei, evidentemente, pur nel dramma assoluto di aver subito un'amputazione e l'offesa personale di questo, lo posso dire, è un imbecille. Non perché c'è poi dubbio. Esistono gli imbecilli e vanno a un certo punto chiamati per quello che sono, nome, anche sempre cercare un modo gentile di definire l'imbecillità, a un certo punto finisce, deve finire, e quindi questa è una imbecillità. Comunque l'epoca dell'autoscatto è talmente patetica che andremmo invitati tutti noi a volgere la fotocamera della nostra vita verso quello che c'è fuori da noi. Cioè, secondo me, magari, questo è anche importante. Magari anche senza fotocamera, con gli occhi, magari. Ma anche con gli occhi, se uno vuole mettere qualcosa sui propri social, è legittimato a fare quello che vuole. Ma l'idea di fotografare quello che c'è fuori da noi, secondo me, dà l'idea un po' della dignità anche della persona. Oggi una prima ricchissima della Gazzetta dello Sport, ma naturalmente vale anche per Tutto Sport e Corriere dello Sport. Al di là del calcio, questa sera la nazionale di Roberto Mancini giocherà a Torino contro l'Olanda, un'altra amichevole. Permettetemi di partire dal tennis, perché ieri è stata una domenica storica per l'azzurro cecchinato, che ha superato anche gli ottavi di finale del Roland Garros, il più importante torneo sulla terra rossa al mondo, e oggi domani nei quarti sfiderà Nole Djokovic, mentre oggi negli ottavi toccherà contro il croato Cilic al nostro numero uno Fabio Fognini. Veramente straordinaria Italia Roland Garros, straordinaria Italia anche nel Gran Premio della MotoGP al Mugello, primo Lorenzo, secondo Dovizioso su Ducati, terzo posto per Valentino Rossi, forza azzurri. Volevo tornare sui temi politici con Davide Giacalone, chiedendoti, Davide, secondo te qual è il tasso di istituzionalità dei neogovernanti? Mi spiego meglio. Sulle prime pagine di qualche giornale oggi, per esempio Il Tempo, c'è il riferimento al pugno chiuso consumato dal presidente della Camera Fico nella festa della Repubblica del 2 giugno. Il Tempo titola: pugno chiuso, il comunismo non c'entra, puntini, puntini, puntini. Qualcuno ha evocato, forse anche per la storia personale e culturale di Fico, appunto la parola comunismo, ma qui si tratta di altro. Di cosa, Davide? Ma insomma, intanto hanno messo tutti la cravatta ed è già, diciamo così, in qualche modo un passo di trasformazione al suo significato. Salvini debuttò come comunisti padani, queste cose del pugno chiuso, a parte che non lo fanno più manco i comunisti, pugno chiuso, sapete, le fotografie scattano un momento, se io faccio ciao ciao con la mano faccio circa 18 volte il pugno chiuso, dipende quando mi scattano la foto, se saluto gli altri con le dita strette sembra che faccia il saluto romano, ma invece magari no. Direi che non è quello che conta, è il contenuto, su via, non sono queste sono cose per lo spettacolo. Sono dettagli, insomma, ho capito. Ci fa piacere ogni tanto dare anche qualche buona notizia, arriva dal mondo della scienza, è riportata oggi su tutti i quotidiani, c'è una novità per chi soffre di tumore al seno, arriva un test che eviterebbe la chemio, 7 donne su 10 possono essere trattate solo con la terapia ormonale senza che la cura perda efficacia, lo ha detto questo studio presentato negli Stati Uniti, e quindi tante buone speranze, insomma, per le donne che ci stanno ascoltando. È il valore della ricerca, naturalmente, nei 5 continenti. A proposito di 5 continenti, prima di salutare Davide Giacalone, vorrei sottoporti una notizia. Oggi la trovate nelle pagine degli esteri del Corriere della Sera, ma non solo. Andiamo negli Stati Uniti, a Las Vegas. Maxi sciopero contro i robot assunti dai casinò, pensate, di Las Vegas. A ricordarci, Davide, che il tema del nuovo lavoro, del lavoro dei decenni a venire, naturalmente non può essere un tema italiano. Non possiamo pensare di avere delle soluzioni meravigliose da proporre, magari l'avessimo, naturalmente dal resto del mondo le imiterebbero all'istante. È un tema globale. Che cosa ci dice una notizia? Tema globale, ed è un tema anche storico, diciamo così, la rivolta contro le macchine, il luddismo da Lud che spaccava le macchine perché la macchina in fabbrica avrebbe tolto il lavoro agli operai. Non è mai successo, non è mai andata così. Quest'incubo c'è sempre stato, ma il risultato è sempre stato diverso. Il fatto che ci sia un trattore al posto di dover zappare con la mano aumenta la
produzione, aumenta la ricchezza del contadino, aumenta quindi il lavoro e le persone che può chiamare a lavorare, anche se per arare serve meno forza di braccia. Il lavoro cambia ma non diminuisce, e il fatto se aumenta la ricchezza e aumenta la possibilità di avere più tempo libero, aumenta anche il lavoro per il tempo libero, perché il tempo libero di uno diventa il lavoro di un altro. Sono scenari da futuro negativo nelle quali non credo minimamente. Naturalmente il problema qual è? Quando un paese si approccia alle innovazioni del mercato cercando di portarsi dietro la legislazione del passato, in Italia spesso la legislazione dell'Ottocento, in quel caso è sicuro che ti fai del male, ma non è la macchina a farti del male, è l'essere umano che non l'ha capita. È proprio così, grazie a Davide Giacalone. Davide, l'appuntamento con te a domani, sempre alle 7.10, sempre su RTL 102.5. Buona giornata. A domani, buona radio a tutti. Per tanti anni ci siamo occupati più volte anche live di raccontarvi le esperienze della nave Amerigo Vespucci, un fiore all'occhiello ovviamente del nostro paese. Noi ci torniamo questa mattina con il comandante della Vespucci Roberto Recchia, ospite della nostra Eleonora Lorusso. Eleonora, buona giornata, te la linea. Buona giornata a voi, infatti siamo a bordo di quella che viene ritenuta la nave più bella del mondo, così è stata chiamata. Con noi c'è appunto il capitano di vascello Roberto Recchia, che noi abbiamo già avuto modo di conoscere sia nella tappa a Venezia lo scorso anno, sia ancora a Livorno alla fine della campagna dello scorso anno. Adesso oggi riparte quella del 2018. Dove andrete? Prima di tutto buongiorno, bentrovati, ben ritornati a bordo. Quest'anno la campagna sarà in Nord Europa, interesserà navigazione diciamo nei mari del nord, con come piatto forte diciamo la sosta a Reykjavik in Islanda, dove la nave non è mai stata, non è mai ormeggiata, quindi sarà questa una grande novità. Farete 9.000 miglia in tutto? Sì, sarà una campagna intensa e impegnativa che metterà diciamo a prova, diciamo metterà darà diciamo la possibilità agli allievi del primo anno dell'Accademia Navale di mettersi in mostra, di formarsi come marinai. Ecco, tra l'altro gli allievi, scopriremo parlando prima, non tutti arriveranno proprio a Livorno alla fine della campagna, qualcuno scenderà forse prima a Ibiza, come mai? C'è questa possibilità di sbarcare gli allievi che magari hanno da recuperare qualche materia e quindi non hanno superato tutti quanti gli esami, sbarcheranno ad Ibiza, rientreranno a Livorno direttamente in aereo per poter fare gli esami di riparazione. Questo per le materie non professionali, in quanto quelle professionali, diciamo, parliamo delle materie di condotta nave e navigazione, verranno svolte invece a bordo. Insomma, praticamente a bordo impareranno, studieranno, sarà una campagna intensa. Prima però avrete qualche sosta in Italia, giusto? Dovreste andare a Palermo come prima tappa, che è, lo ricordiamo, la capitale della cultura del 2018. Esattamente, noi molliamo gli ormeggi questa mattina e dirigiamo verso Palermo. E poi faremo altre soste in Italia, a Civitavecchia, quindi alla Spezia, rientreremo qui per in occasione della rassegna marittima e navale del Sea Future, quindi Genova, e poi a Livorno per fine mese, dove imbarcheremo gli allievi. Ecco, avete qualcosa anche voi da chiedere da studio? Altrimenti io direi che qua servono i preparativi e insomma il personale è già pronto a mollare, come si suol dire. Ma assolutamente, lasciamo il comandante Recchia tra pochissimi istanti al suo lavoro e alle operazioni di partenza dal porto della Spezia. Devo dire, moltissimi dei nostri amici avranno sorriso sentendo della sosta con relativo sbarco a Ibiza, proprio a Ibiza, di alcuni allievi. Poi il comandante, come dire, ha messo le cose al loro posto, ricordando che semplicemente rientreranno prima in aereo perché hanno da studiare, quindi altro che notti a Ibiza per i ragazzi reduci dalla prima fase della navigazione a bordo della meravigliosa Vespucci. Battute a parte, comandante, semplicemente un saluto e un in bocca al lupo grandissimo da tutti noi, da tutti i Very Normal People, da RTL 102.5, e ci permetta di aggiungere: noi siamo affacciati sul Golfo di Napoli, siamo sul lungomare Caracciolo, sappiamo che la Vespucci non transiterà da Napoli, ma passerete al largo, devo dire,
che l'idea di far però entrare in rada quella meraviglia di nave qui a Napoli è un sogno, come tante volte è accaduto già naturalmente, soltanto immaginarlo, comandante. Sì, è vero, anche diciamo per noi il passaggio sotto costa, un ingresso in un porto, poi in particolare quello di Napoli, che è meraviglioso, è sempre un'emozione particolare. Ecco, ricordiamo un'ultima cosa, che gli ascoltatori di RTL tra l'altro possono partecipare a un concorso per cui avranno la possibilità di salire e visitare Nave Vespucci in maniera privilegiata. Sì, è una, diciamo, un canale preferenziale che offriamo agli ascoltatori di RTL, daremo la possibilità di vivere ancora più da vicino la nave Vespucci. Bene. E tutte le informazioni le trovate sul nostro sito, cara Eleonora, rtl.it, come partecipare, dove. Grazie al capitano, grazie a te e vi auguriamo buon viaggio con l'Amerigo Vespucci e buona navigazione. Grazie, buona giornata. Vente il poppa. Buona giornata e bentornato sulla prima radio italiana al ministro dell'interno e vicepresidente del consiglio Matteo Salvini. Salvini, buongiorno. Buongiorno a voi e buon lunedì a chi ci ascolta e buon viaggio a chi è in coda. Grazie. Ministro, al netto di tutte le polemiche strumentali sulle sue posizioni sul tema migranti e sul ruolo delle ONG, le chiedo, è possibile secondo lei mettere in campo una nuova politica che allo stesso tempo contribuisca a salvare le vite dei migranti che rischiano appunto la vita in mare e quella fermezza necessaria per bloccare gli arrivi selvaggi? È esattamente quello che vorrò fare. C'è un'ottima squadra al Ministero dell'Interno, gli uomini e le donne delle forze dell'ordine in Italia sono tra i migliori al mondo. È stato fatto anche un discreto lavoro dal Ministro che mi ha preceduto, e quindi noi ovviamente non smonteremo nulla di quello che di positivo è stato fatto, semplicemente lavorerò per rendere ancora più efficace le politiche di controllo, di allontanamento, di espulsione. Anche perché purtroppo i morti di ieri nel Mediterraneo, davanti alla Turchia, davanti alla Tunisia, ci ricordano che più disperati partono, più disperati rischiano di morire. Quindi cercare di limitare queste potenze è nell'interesse di queste persone e poi è nell'interesse dei cittadini italiani che non ne possono più. Ministro Salvini, ci sembra di oggettivo grande valore quello che lei ha appena detto riguardo all'azione del ministro degli interni Minniti, riferimento ovviamente era al ministro che l'ha preceduto. Le chiederemo però a questo punto in che senso, lei dice, non stravolgeremo, che tipo di accordi ritiene di dover poter prendere con gli stati che ovviamente permettono le partenze, è inutile girarci intorno. E poi le chiediamo però anche, ieri abbiamo sentito parole importanti da parte della cancelliera Angela Merkel, l'Italia non deve essere lasciata sola, ma ministro Salvini, siamo onesti fino in fondo, queste parole la Merkel le ha dette più volte negli ultimi anni con governi diversi, il problema è il fare più che il dire, quindi prima Minniti e poi Merkel. No, ma se qualcuno ha fatto qualcosa di utile al mio paese, di intelligente, anche se indossava una maglietta diversa, non riconoscerlo sarebbe sciocco. Non è che arrivi al Ministero dell'Interno con la clava a cambiare tutto. Arrivo in punta di piedi per studiare, per ascoltare, per capire. Ci sono accordi di riammissione con alcuni paesi, con altri non ce ne sono, altri non li rispettano. Ieri sono stato in Sicilia, sono stato a Catania, sono stato a Modica, sono stato a Pozzallo, dove sbarcano di continuo persone che arrivano dal Nord Africa e dall'Africa subsahariana. Quindi non ci sono bacchette magiche, lo dico chi ascolta, ma occorre dare un segnale concreto. Occorre lavorare sulla riduzione dei costi, perché non è possibile che l'Italia sia il paese europeo che paga di più coloro che soggiornano qua e fanno domanda di asilo politico. Occorre lavorare sui tempi, perché non è possibile che ci si metta 2 anni e mezzo dallo sbarco alla chiusura della pratica di asilo politico. E ricordo che i dati di questi primi 2 mesi 2018 dicono che lo status di rifugiato politico, di persona in fuga dalla guerra, viene riconosciuto a 6 richiedenti su 100. 6 su 100. Quindi evidentemente occorre migliorare, occorre fare, non lo farò in un quarto d'ora, però sono in quel palazzo da 3 o 4 giorni e non c'è solo evidentemente il tema immigrazione,
c'è il tema dell'organico dei vigili del fuoco, si avvicina l'estate, speriamo che non sia un'estate di incendi come quella dell'anno scorso, c'è il contrasto alla droga, ci sono i beni confiscati alla mafia, alla camorra e alla 'ndrangheta che in alcune realtà italiane sono un'emergenza, quindi c'è tanto da studiare, c'è parecchio da fare, fortunatamente arrivo in una macchina Merkel già perfettamente funzionante. Sulla Merkel? Sulla Merkel, che l'Italia sia stata lasciata da sola è chiaro ed evidente, come diceva lei vediamo i fatti, perché domani ad esempio c'è la riunione, l'ennesima riunione sul tema immigrazione in Lussemburgo, io sarò al Senato perché c'è la fiducia e quindi evidentemente la vice premier sarà là, ma invieremo una nostra delegazione per dire no, perché voi vi ricordate che nei mesi scorsi c'è scritto che l'Europa ci avrebbe aiutato sul tema immigrazione e asilo politico. Ebbene, il documento che viene in discussione è l'esatto contrario. Invece di aiutare, penalizzerebbe ulteriormente l'Italia e i paesi del Mediterraneo come Spagna, Grecia, Cipro, Malta, facendo invece l'interesse dei paesi del Nord Europa. E allora qui le parole non bastano più, occorre un intervento economico e un intervento giuridico, perché l'Italia non può essere trasformata, come ho detto ieri, in un campo profughi a nome e per conto di tutta l'Europa. Quindi col ministro degli esteri, col ministro delle politiche comunitarie lavoreremo duramente per sensibilizzare i nostri vicini, altrimenti mi sembra un condominio ben strano quello dell'Unione Europea, dove tutti paghiamo le stesse spese condominiali, anzi gli italiani ne pagano più di altre, ma non hanno gli stessi servizi di altri condomini. Ministro Salvini, rimaniamo sui rapporti con l'estero. Alla fine la domanda se l'è fatta in maniera, l'ha fatta in maniera pubblica Soros, ma sotto traccia se la sono fatta altri. E la domanda è: qual è la vera natura dei legami tra la Lega e il Cremlino di Putin? Ma il fatto è che ho già querelato diverse persone che in passato dicevano che Putin mi pagava. E vedere uno speculatore come George Soros, che molti italiani magari con qualche capello grigio sulla testa si ricordano, 20 anni fa provocò uno dei più grandi disastri economici italiani, venire al Festival dell'Economia organizzato da un'università a dare lezioni ai italiani mi ha fatto accapponare la pelle, però ognuno fa le sue scelte. Ribadisco che io stimo Putin. Ma in realtà la domanda è che legame c'è con Putin, tra Salvini e Putin? C'è un legame di stima, perché io ritengo che Putin abbia fatto tanto per il suo popolo, abbia fatto tanto per riportare stabilità a livello mondiale con alcuni interventi contro il terrorismo islamico, penso all'intervento in Siria. Lo penso e lo dico gratis, non so se ci sono altri ascoltatori che condividono questa opinione sul fatto che con la Russia è meglio dialogare, è meglio lavorare, è meglio commerciare, è meglio scambiarsi attività culturali, attività teatrali, attività industriali, che non litigare e giocare alla guerra. E lo dico gratis perché lo penso, non ho mai avuto una lira, una matriosca, un colbacco o un alcunché, e ritengo che ad esempio l'economia italiana avrebbe solo da guadagnare da buoni rapporti con la Russia. Noi facciamo parte dell'Alleanza Atlantica, facciamo parte dell'Unione Europea, nessuno mette in discussione questo, però ritengo che il nemico in questo momento sia il terrorismo islamico, sia il fanatismo islamico e non sia l'espansionismo russo, molto semplicemente. Lo dico gratis perché lo penso. Sono tanti anni che conosco Matteo Salvini e conosco le sue posizioni sui diritti civili e le libertà individuali, e tra l'altro ricordo con grande piacere i suoi auguri in diretta dopo la mia unione civile. Però devo dirle, Salvini, che hanno colpito moltissimo le parole del ministro Fontana. Chiaramente strumentalmente si è creata una polemica su questo, anche perché lei, come giustamente ha detto, sono affermazioni personali che non rientrano nel contratto di governo né, mi permetto di aggiungere, nel programma elettorale e politico della Lega. Che cosa si sente di dire a tutte quelle persone che, leggendo quell'intervista, si sono sentite ferite delle parole di Fontana? Ma io conosco Lorenzo da una vita. I temi su cui non c'è accordo, sia all'interno della Lega che fra Lega e 5 Stelle, per scelta non li abbiamo messi come oggetto dell'attività del governo,
per evitare di litigare su posizioni che ci vedono distanti su alcuni fattori. Nessuno ha idea di cancellare le leggi sull'aborto, sulle unioni civili o su tutto quello che è stato discusso, perché gli italiani eterosessuali e omosessuali mi fermano e mi chiedono meno tasse, giustizia più veloce e più sicurezza, quindi non mi chiedono altro. Da qui a negare a chiunque, faccia il ministro, faccia il presidente del consiglio, faccia il ministro degli esteri, faccia qualunque giornalista o qualunque altro mestiere, dal punto di vista personale, di ritenere che la mamma sia la mamma, il papà sia il papà e il bambino abbia bisogno di una mamma e di un papà e possa essere adottato, come penso io, ad esempio, solo se ci sono una mamma e un papà, questa è, penso che sia una libertà di pensiero e di parola che prescinde dalla carica che riveste ciascuno. Fontana farà il ministro per i disabili, era un impegno che mi ero preso in campagna elettorale che abbiamo mantenuto. È ovvio che ai disabili non serve e non basta solo un ministero. Occorre che i non vedenti, i non udenti, gli invalidi civili, i genitori di bimbi autistici abbiano risposte più veloci e più efficaci rispetto a quello che è accaduto ieri. Rivendico per Lorenzo Fontana, come che per chiunque altro, il diritto di pensarla personalmente come ritiene. Altro paio di maniche saranno gli atti di governo, che sono scritti nero su bianco sul contratto e non c'è all'ordine del giorno alcun cambiamento sui temi di cui Pierluigi parlava. Sì, sì, no, ma è chiarissimo questo. Tra l'altro la sua posizione in materia, scusate se mi allungo, è nota. No, tant'è che a me ha colpito moltissimo come giornali. No, ma lo so, ma è notissima la sua posizione. Mi ha colpito come giornali abbiano montato. Ritengo di poterlo e doverlo dire senza essere accusato di omofobia o intransigenza, che i bimbi necessitino di una mamma e di un papà e debbano essere adottati se ci sono una mamma e un papà. Ricordiamo che non a caso, evidentemente, e anche perché il dibattito fu furibondo all'epoca, nella legge dello Stato relativa alle unioni civili non c'è alcun accenno a possibilità appunto di adozioni in sotto qualsiasi forma di bambini, quindi siamo appunto davanti a una legge che non lo prevede. Di estremismo, sì, dopo chiaro. Posizione chiarissima. Si ricorda che non esistono altre possibilità che non l'unione fra uomo e donna per mettere al mondo dei figli, e poi c'è la fecondazione assistita, e poi ci sono le separazioni e i divorzi, per carità di Dio, ci sono le violenze in famiglia, tutto quello che volete. Però di principio a me una società dove facciamo finta che siamo tutti uguali, non esistono distinzioni fra bimbi e bimbe, fra maschi e femmine, è una società che mi preoccupa. La sua posizione la conosciamo bene, più volte espressa qui a RTL 102.5. Tra l'altro ne approfittiamo per invitarla poi ad una chiacchierata più lunga nei giorni a venire, appena potrà. Sappiamo che veramente deve scappare perché alle 8 ci sono impegni istituzionali, però non possiamo non chiederle anche, prima di salutarla, che cosa ne penserebbe, visto che non l'ha chiamato in causa, ma insomma poteva esserci un eco, di un Mario Balotelli capitano della nazionale, perché ieri ha detto Balotelli sarebbe un bel segnale. Il capitano deve essere rappresentativo e deve giocare bene a pallone, non deve essere bianco, nero, giallo, rosso o verde, quindi penso e spero che l'allenatore della nazionale sceglierà il capitano di una squadra di ragazzi che tirano calci a un pallone non per motivi sociologici, filosofici o antropologici, ma perché è un ragazzo che fa spogliatoio, che è umile e che gioca bene. Magari Balotelli mi stupirà, lo dico da tifoso milanista e da appassionato di calcio, però negli anni passati, sia in campo che fuori dal campo, non mi è sembrato esattamente una di quelle persone umili, con voglia di riunire, di fare squadra, che sia in grado di mettere d'accordo tutti, anzi spesso volentieri metteva in disaccordo tanti, però vedremo. Per intanto io mi rituffo in un lavoro che mi riempie di responsabilità, di orgoglio, spero e penso di esserne all'altezza, qualche errore lo commetterò inevitabilmente, spero il meno possibile, e sicuramente li farò in buona fede. Vorrei semplicemente dare un po' di sicurezza in più, un po' di tranquillità in più agli italiani, in primis agli uomini delle forze dell'ordine, in primis alle donne e agli uomini, al netto di come la pensino, che devono sapere che c'è un ministro e c'è un popolo che è al loro fianco e non li lascia soli. Al netto di come la pensino i nostri ascoltatori, noi auguriamo a lei e a tutta la squadra di governo di fare il bene del nostro paese. Buona giornata e buon lavoro, ministro Salvini.
Ma adesso cambiamo argomento. Assolutamente, perché è il momento di tornare a parlare di sport. Lo abbiamo fatto in rassegna stampa ricordando quanto e tanto è accaduto ieri. C'è l'attesa per il calcio, l'incredibile cecchinato Roland Garros del tennis, oggi forza Fognini, ma poi pazzesca Italia proprio nel Gran Premio d'Italia, circuito del Mugello, doppietta Ducati, trionfo di un redivivo Jorge Lorenzo davanti a Dovizioso, terzo posto per il dottore, vale a dire Valentino Rossi. Ne parliamo con Max Biaggi che si trovava proprio lì al Mugello. Caro Max, un abbraccio, buona settimana. Ciao, buongiorno a voi, ciao. Sì, è stato un weekend caldo, caldo sotto tutti i punti di vista, temperature calde. È una doppietta Ducati, insomma, non proprio aspettata, perché Lorenzo ha avuto tante difficoltà ormai da più di un anno e non si aspettava proprio questa vittoria di Lorenzo al Mugello. Invece ha sorpreso tutti, forse se stesso, andando a vincere questo Gran Premio davanti al suo compagno di squadra, che poi è quello che farà la classifica, Dovizioso, e un residuo, come detto te, Valentino Rossi, con una Yamaha che è andato piuttosto bene, anzi fortissimo, già dal giorno prima quando ha fatto la pole. Senti, Valentino ha fatto una dichiarazione e mi piaceva capire da te se sei d'accordo. Ha detto che vale la pena fare tutto il circuito per arrivare poi al Mugello, perché dice che è una gara imperdibile per chiunque, insomma, faccia questo nella vita. Max, sei d'accordo? Ma sono d'accordo, sì. Poi c'è sempre un pizzico di azione di marketing in questo, però sì, è uno sport che amiamo, che tutti quelli che hanno una moto, che comunque comprano delle moto, guardano le gare in TV, sono appassionati e si mettono anche, diciamo la verità, ore e ore in auto, in moto, per raggiungere i circuiti e vedere quello spettacolo tipo ieri, come in tanti altri tracciati. Non dimentichiamo che anche in Spagna, forse anche di più, è seguitissimo e ci sono un'affluenza pazzesca di persone che vanno in circuiti per vedere i propri campioni. A proposito di Mugello, Max, una fotografia del tuo passato, un'iconografia magari che ti ricorda quel percorso e la tua esperienza personale? Ma sì, ovviamente quando sei lì che lotti per il risultato, quello importante, che sei un uomo che può vincere, è normale che la tifoseria è lì per te o si divide, no, tra i contendenti alla vittoria. E i miei sì, hanno sempre fatto delle cose particolari, no, dei striscioni, facevano anche loro delle scenette, però erano sempre alla Casanova Savelli, quella era la curva dove i miei si postavano e facevano ogni volta una coreografia diversa. Quando passavamo anche nel giro di ricognizione si accendevano sotto tutti i punti di vista, compresi i fumogeni, esatto. Che ricordi. Tra l'altro, con Max Biaggi vogliamo tornare a parlare fra pochi minuti qui in Nonstop News su RTL 102.5 di quella gara del tutto particolare che è il Gran Premio d'Italia al Mugello. Non è una pista come un'altra, è, come dire, per chiunque sia andato e ami le moto in Italia, un luogo del cuore. Mai. Aggiungiamo qualcosa sul Mugello e l'esperienza di andare a vedere una gara lì. Ma è, il Mugello è un po' il tempio della velocità per noi italiani, è il circuito più bello in assoluto che abbiamo in Italia, di proprietà Ferrari, però è un circuito dove tutte le aziende che corrono nel moto mondiale, Aprilia, Ducati, vanno e usano quel circuito per test, perché è un circuito tecnico, bellissimo, e andarci durante le gare della MotoGP è unico. Ieri ho potuto fare un giro di pista durante quello scenario che avete visto in TV, pieno di persone, c'erano 100.000 persone, e guarda, carezzare i cordoli su questo asfalto tutto nero è bellissimo, la gente poi ti dà quel qualcosa in più. Senti Max, l'hai sentito anche da Fulvio, noi più volte questi giorni abbiamo espresso la nostra gratitudine nei confronti di Napoli, che ci sta ospitando per il Napoli Pizza Village. Ci regali un'immagine del tuo rapporto con Napoli, sia dal punto di vista, diciamo, sportivo, che dal tuo punto di vista personale? Ma io devo dire che trovo i napoletani un po' dappertutto, perché al sud, al nord, all'estero, e sono un po', secondo me, colorati, hanno molto proprio l'arte, sono delle persone particolari, anche molti tifosi sono di Napoli e li trovo un po' maestri in quello che fanno, sono persone molto particolari, anzi spesso sentiamo parlare non bene di Napoli, ma non esiste solo quella faccia di Napoli, esiste anche un'altra che è riconosciuta da tutto il mondo e che piace molto. Grazie davvero a Max Biaggi per l'intervento di oggi, ci sentiamo al prossimo Gran Premio. A voi. Ciao a tutti, ciao Diago, ciao Fulvio, ciao a tutti, ciao. Buona giornata. Ciao.
L'abbiamo già annunciato, è con noi il direttore della Verità, Maurizio Belpietro, per tutti i commenti sull'attualità. Direttore, buongiorno e bentornato su RTL 1025. Buongiorno 105. A tutti voi e bentrovati. Eccomi. Buongiorno Belpietro, ieri direttore hai fatto una prima pagina molto utile perché il titolo era Le idee sull'Europa del duo Savona-Tria. Nell'occhiello tu fai riferimento ai due recentissimi articoli dei futuri colleghi che hanno spiegato le loro linee guida, no? Moneta, banche, rapporti con la Germania. Ecco cosa pensano e che faranno. Per chi non avesse avuto l'opportunità di leggere questa prima pagina alle Verità, puoi riassumerla perché è molto interessante spiegare ai nostri ascoltatori quali sono le idee sull'Europa di questo duo improbabile per alcuni, efficace per altri. Beh, le idee sostanzialmente si riassumono in una cosa: ridiscutere gran parte di quella che è stata la politica economica dell'Europa in questi anni. Del resto è un ragionamento che hanno fatto in molti, non è una novità, solo che nessuno è andato nel dettaglio, o meglio, tanti si sono detti anche dei precedenti governi, ricordo i discorsi di Renzi, ma anche di altri, dobbiamo andare in Europa per cercare di cambiare le cose. E qui Savona e Tria, che sono sicuramente competenti nella materia, cominciano a mettere in fila una serie di argomenti che sono quelli appunto, ma ha senso per esempio i provvedimenti sull'unione bancaria, o cioè le regole che ci sono state imposte dal in poi, con una serie di parametri patrimoniali che ci creano sicuramente dei problemi, perlomeno lo creano le nostre banche, che sono svantaggiate perché gli altri stati si sono sistemati un po' le loro faccende, anche se delle grane ce ne hanno e sono importanti, basti vedere quello che succede con la Deutsche Bank in America e altri argomenti di questo tipo. Io però vorrei dire una cosa: a fronte sicuramente di queste posizioni, che possono essere condivise o meno, c'è una reazione dell'Europa in queste ore, in questi giorni, che mi colpisce in modo particolare. Cioè, mentre prima si diceva questi sono brutti, sporchi e cattivi e ci faranno finire male, in questo momento l'Europa sta arrivando e dice discutiamo, cominciamo, in effetti qualche cosa che non funziona c'è, dovremmo tenere presente, perché guardate quello che sta succedendo da noi, che è successo in parte in Grecia, che sta succedendo in Spagna. Insomma, c'è un fronte dell'Europa del Sud che comincia a dire guardate che le regole imposte dall'Europa del Nord forse non vanno benissimo per tutti. Forse, direttore Belpietro, si chiama anche bagno di realismo. Per esempio, noi abbiamo ospitato pochi minuti fa il ministro degli interni Matteo Salvini, che innanzitutto si è mostrato calato molto nella parte, uomo delle istituzioni, adesso c'è poco da dire, poi ieri era ancora molto in campagna elettorale, ma chi ha seguito l'intervista qui su RTL 102.5, direttore, ha sentito una persona che ha innanzitutto detto il lavoro di Minniti in buona parte è stato discreto, quindi non vengo qui con la mazza a distruggere tutto, però poi sulle cose pratiche ha annunciato il no domani al nuovo documento sui migranti che verrà discusso nel vertice europeo. Quindi da un lato il riconoscimento di ciò che è stato fatto in Italia, e però la conferma, come diceva lei, che arrivano dei no italiani. Che cosa potrà dire questo no domani? Il no è soprattutto sulla politica dell'accordo di Dublino. Voi sapete che c'era un tentativo di rendere ancora più determinante l'accordo di Dublino, e l'Italia comincia a dire visto che questo accordo sostanzialmente stabilisce che tutti quanti i migranti che trovate nel Mediterraneo se li portate da noi, forse è il caso di fermarci un attimo e di discutere. Mi ha colpito molto anche la reazione della Merkel, che improvvisamente si è resa conto che c'è un problema migranti e dice no, ma in effetti l'Italia è stata lasciata sola, mentre diciamoci la verità, il primo paese che ha lasciato solo l'Europa è proprio la Germania, quindi la Merkel e i suoi alleati sono, e tra l'altro comincia a rispuntare l'idea di finanziare i rimpatri con misure europee. Voi sapete che uno dei grandissimi temi italiani sono i 500.000, anzi 600.000, in realtà i dati sarebbero questi, 600.000 stranieri che sono arrivati ma che non sono profughi, non hanno titolo di rimanere qui perché non otterranno mai l'asilo, sono migranti economici. In un paese dove si fa fatica a offrire il lavoro alle persone che ci sono, vi sembra normale che noi abbiamo 600.000 persone che comunque sono qui e quindi possono anche, devono campare, e come campano? A volte
di espedienti, questo è il vero tema, e quindi queste persone vanno rimandate a casa. Ma come si fa a rimandarle a casa se non ci aiuta l'Europa a finanziare, ma soprattutto a trovare degli accordi con i paesi africani da cui spesso questi profughi arrivano perché accettino il rimpatrio? C'è un problema, quindi dobbiamo discuterne insieme. Certo, la posizione dell'Italia, se è un pochino più rigida, aiuta a trovare delle intese che non saranno la soluzione totale del problema, ma l'inizio di una soluzione. Ecco, direttore Belpietro, certamente un governo serviva, ci voleva, ci mancherebbe. Adesso bisogna passare però, come diceva anche lo stesso Salvini, ai fatti, bisogna fare le cose. Secondo lei, quali sono i primi scogli davanti ai quali si troverà il nuovo esecutivo? Beh, uno degli scogli principali è che ha promesso il reddito di cittadinanza e ha promesso la flat tax. Allora, la flat tax magari può aspettare ancora un po', perché comunque è una misura che scatterà probabilmente nel 2019. Però immagino che molti degli elettori del Movimento 5 Stelle vogliano questo reddito di cittadinanza, in un momento in cui non è facile dare il reddito di cittadinanza. Noi abbiamo 13 miliardi, anzi forse 16, perché lì poi le cifre sono sempre ballerine, di clausola di salvaguardia dell'IVA, che dovremmo trovare una soluzione, perché altrimenti nei prossimi mesi potremmo trovarci a dover pagare ciò che andiamo a comprare al supermercato piuttosto che in un negozio, non il 22% di IVA ma il 24%, e quindi c'è un rincaro dei prezzi, come mi pare abbastanza evidente, con ricadute sui consumi e soprattutto anche sul commercio. Ecco, questi sono i temi immediati da affrontare. Cosa facciamo con queste clausole di salvaguardia, che sono un regalino che ci trasciniamo dietro, che tutti i governi hanno infilato sotto il tappeto facendo finta che non ci fossero? In realtà esistono queste clausole di salvaguardia perché erano clausole emesse qualora i governi non avessero centrato gli obiettivi di politica economica, e i governi, dal governo Renzi al governo Gentiloni, non li hanno centrati, per cui ci sono queste clausole di salvaguardia. Siccome avevano detto qui no, ma noi adesso risparmiamo, finanziamo con i tagli agli sprechi, abbiamo i soldi, e in realtà la politica di bilancio fa sì che quando non ci siano chiari gli obiettivi si mettono le cosiddette clausole di salvaguardia. Se quegli obiettivi non vengono raggiunti scatta questa misura, e rischiamo che scatti, e quindi dobbiamo affrontare al più presto questo problema. Ecco, direttore, noi le stiamo parlando da Napoli, in occasione del Napoli Pizza Village. Tra l'altro, se dovesse passare per Napoli, è nostro ospite, gli offriamo una pizza, anzi forse più di una. Però al di là di questo, Belpietro, questo governo ha varato il dicastero per il Sud. Qualcuno ovviamente ha storto il naso, altri hanno pensato che invece ce ne fosse il bisogno. Secondo lei, un ministero per il Sud che in qualche modo ricorda gli antichi dicasteri sul Mezzogiorno della Prima Repubblica, aveva un senso farlo o no? Il senso ce l'ha un ministero per il Sud, perché comunque una politica economica per il Sud la bisogna fare, che non significa fare la cassa del Mezzogiorno, cioè una cassa che dispensi soldi qua e là, no, significa fare una politica che abbia un senso per quelle regioni che hanno bisogno di crescere, che hanno bisogno di ritrovare una stabilità, che hanno bisogno che sia riportato l'ordine laddove non c'è, soprattutto quando ci sono delle regioni, delle aree di alcune regioni che sono fuori controllo perché lo Stato non è presente, e hanno bisogno di fare opere infrastrutturali fatte bene, in fretta, che non siano sprechi, perché serve, perché ci sono regioni dove sì, si parla per esempio, cito la Calabria, di portare il turismo, ma se tu hai due aeroporti, uno a Vibo e l'altro a Reggio Calabria, e il numero di voli che vanno avanti da quelle città poi è abbastanza limitato, è evidente che non porti tanto turismo, perché il turista non arriva con la bacchetta magica, arriva evidentemente con dei mezzi, e se hai l'autostrada che non è ancora completata e quindi si fa fatica ad arrivare, l'alta velocità che si ferma prima, non hai il traffico aereo, non hai voli di linea che ti portano, o anche charter che ti portino lì, si fa fatica. Per fare tutto ciò servono anche delle opere infrastrutturali, quindi da questo punto di vista credo che sarà utile avere un ministero del Sud che faccia davvero gli interessi del Sud e non di qualche ras locale che deve intascarsi dei soldi.
Il tema infrastrutturale per il Mezzogiorno d'Italia, ha detto bene Maurizio Belpietro, è vitale, ecco perché sarà interessantissimo per esempio parlare con il neo ministro delle infrastrutture Toninelli quale sia la ricetta del neonato governo rispetto alle infrastrutture al sud, perché dice benissimo Belpietro, senza infrastrutture turismo non lo fai. Maurizio Belpietro, direttore della Verità, grazie, grazie ancora e naturalmente a presto qui su RTL. A presto, grazie. Buongiorno signor Doris e ben ritrovato. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori e gli ascoltatori. Doris, dalla scorsa settimana è cambiato qualcosa in questo paese, come si sente, come pensa, come vede il nuovo esecutivo? Guardi, è cambiato qualcosa nel senso che sono arrivati al governo due partiti come i 5 Stelle e la Lega che hanno suscitato molte speranze in alcuni, molti timori in altri, perché sotto certi aspetti hanno programmi un po' contrapposti. Ma io voglio dire una cosa, nel momento in cui c'è preoccupazione per alcuni e per altri speranze, io voglio ricordare quelli che sono i fondamentali della nostra economia e del nostro paese. Voglio ricordare che in questo momento le esportazioni italiane stanno incrementando, stanno crescendo a un ritmo superiore di quelle addirittura della Germania e quasi doppio a quello della Francia. Era iniziato l'anno scorso e sta continuando in questa direzione. Poi voglio ricordare per esempio che di fronte a 100 aziende del lusso nel mondo, le aziende italiane presenti in queste 100 aziende, le più importanti, sono 24, numero superiore a quelle francesi, a quelle americane e a quelle di qualsiasi altro paese. Voglio ricordare ancora che sui 5.000 prodotti che vengono esportati dal mondo, da tutti i paesi più importanti, 1.000 di questi 5.000 prodotti vedono l'Italia al primo, secondo o terzo posto. Cioè noi siamo un'azienda forte, un paese forte dal punto di vista economico, più di quanto non si pensi. Siamo perfettamente inseriti nello sviluppo di tutto il pianeta, di questa economia globale, ed è questa è la base sulla quale noi dobbiamo avere fiducia, perché abbiamo da un lato una classe imprenditoriale superiore alla media di tutti gli altri paesi. Abbiamo un livello di artigianato che non è morto, che continua a crescere, che sono degli artisti che non hanno pari in tutto il paese. Io voglio raccontarvi che ho incontrato un signore, un amico, che si è fatto la casa nuova negli Stati Uniti spendendo un sacco di soldi, una casa veramente lussuosa. È venuto a casa mia in Italia, ha visto alcune finiture e ha detto: queste sono impossibili negli Stati Uniti, perché negli Stati Uniti non ci sono persone in grado di fare quello che fanno i vostri artigiani qua. Quindi noi dobbiamo avere consapevolezza di ciò che siamo, di ciò che siamo capaci di fare, e vedrete che il futuro continuerà a riderci, perché queste sono le fondamenta. Poi naturalmente il governo, facciamolo lavorare, vedremo cosa farà. Io non voglio schierarmi né da una parte né dall'altra. Io ho fiducia nell'Italia e negli italiani. E questo ci fa notevolmente piacere. Sul dibattito che riguarda l'Europa, coloro i quali invece hanno maturato un giudizio, come dire, critico nei confronti di questa Europa, lei cosa si sente di dire, al netto di tutte le posizioni che riguardano il governo, insomma, dove lei preferisce non entrare? Io sono un grandissimo europeista, penso che l'Europa debba un po' cambiare perché è stato poco solidale, e io credo che quello che è successo in Italia nelle votazioni, quello che sta succedendo in Spagna e in altri paesi stia provocando una scossa e aprendo gli occhi all'Europa. È di ieri la dichiarazione della Merkel che ha detto: forse li abbiamo lasciati un po' soli, cominciano a svegliarsi. Quindi è un po' uno schiaffo, e io credo che piano piano questa Europa cambierà.
Ennio Doris, prima di salutarla, noi siamo in diretta da Napoli, siamo affacciati sul mare, sul golfo, sul mar Mediterraneo. Napoli negli ultimi anni, naturalmente senza dimenticare difficoltà enormi che restano, ha però per esempio scoperto un'imprenditoria spicciola, piccola, turistica, straordinaria. Sono napoletani, uomini, donne del sud che si sono rimboccati le maniche e hanno approfittato della rinascita turistica di Napoli. Questo è un segnale che forse dovremmo esportare in altri angoli del Mezzogiorno. Ah no, non c'è dubbio, guardi, io sono in questo momento a Napoli e c'era la festa della pizza, la gara della pizza. Noi siamo qui! Siamo qui, sì, dottor Doris! E sono anch'io qua, ed è una cosa straordinaria, ma voglio ricordare un fatto solo. Il nuovo amministratore delegato di una società del lusso francese è un napoletano, ha portato il valore di questa società in pochi anni da 5 miliardi a quasi 50. Un napoletano, perché vede, e questi hanno, questa popolazione qua hanno una creatività, un gusto, una immaginazione che se sono diciamo così inseriti in una programmazione, e in molti napoletani questo c'è, benissimo, i risultati sono straordinari. Io credo che dobbiamo essere orgogliosi anche della nostra napoletanità. Bravo, senta Doris, bravo. La vita è fatta di coincidenze, lei non sapeva che no. Noi fossimo la radio ufficiale del Napoli Pizza Village, ma se dovesse rimanere a Napoli anche domani è invitato ufficialmente nel track regia del Lungomare Caracciolo, perché potrebbe essere qui in studio nostro ospite. Vediamo se mi sarà possibile, volentieri. Naturalmente restate con noi e ancora una volta da noi grazie Napoli. A cura della redazione giornalistica di RTL 102.5, direttore responsabile Luigi Tornari.